Ok, bentornati, siamo a martedì e quindi questa è la giornata dedicata alle chiacchiere e al cazzeggio della mia vita inutile sul Trono di Spade Cyber 02. Stavolta mi sono scritta giù in le cose di cui devo parlare perché ce ne sono un sacco! Bene, allora, partiamo subito. Prima cosa, già subito fondamentale. Odor parla! Yeah! Oh, abbiamo scoperto che in realtà Odor non si chiama Odor, ma si chiama Uai. Oddio, non me lo ricordo più. Vabbè, abbiamo capito che Odor ha un'identità e non è semplicemente un pirla che non capisce un cazzo e ripete semplicemente il suo nome. Quindi ora speriamo che magari nelle prossime puntate ci dicano a breve cosa è successo, quale grande trauma ha subito nella sua vita per aver perso la parola, insomma. Bran, ok, finalmente l'abbiamo visto che sta facendo qualcosa della sua vita in quella grotta con il corvo a tre occhi, che intanto gli ha fatto vedere cosa è successo. Quando suo padre era piccolo, finalmente ho scoperto, ho visto, dato un volto, seppur bambino, a questa cazzo di Lian che me la sbattevano sempre lì. Nel libro avevo iniziato a leggerlo e di lei se ne parlava, ma poi l'ho mollato lì, quindi non ho mai capito tanto bene. Quindi, finalmente. E poi, vabbè, Odor, non importa del resto, non importa del resto, lì importa solo di Odor. Poi vediamo, c'è stata poi la parte sui Greyjoy o è stata dopo? Comunque ve ne parlo subito perché vabbè, è tornato il fratello di Balon, che adesso ovviamente non chiedetemi i nomi, adesso io vi parlo come parlerei con mia sorella che mi ascolta, i nomi non me li ricordo. Comunque è tornato il fratello di Balon e guarda che io ho strappato la lingua, è vero che ho strappato la lingua a quelli che erano in barca con me, non mi rompere i coglioni, cazzo siete su un ponte sospeso, che fa porca miseria, ma vattene da lì, rivai anche più vicino. E ciao ciao al vecchio, che è un personaggio, non era male, era un po' uno stronzo perché non rivoleva più quell'altro, eccetera, eccetera, però vabbè, almeno la storyline delle Isole di Ferro cambierà e speriamo. Poi dall'altra parte che mi è piaciuto è stato il pezzo dove si parlava di Cersei, Jaime e il principe, il re Tommen. E lì non è stato male perché vabbè, lui adesso diciamo si è ricongiunto con la madre così e ok, ascoltare i suoi consigli, ma io li ascolterei a piccole dosi, perché questa ti fa sterminare un impero se gli dai la possibilità, cazzo, te stermina tutto a prodo del re e tutto dorme, tutte le tue il cazzo che vuole. Quindi vacci pianino, Tommen del cazzo. E poi io sto ancora aspettando la profezia, cioè i tuoi figli, avrai tre figli che moriranno tutti e tre con dei sudari d'oro. E il terzo quando schiatta? Il terzo quando schiatta? Vabbè, lasciamolo lì. Non ci dispiace, alla fine non disturba, o no? Myrcella è schiattata, lui voleva che lei non andasse al suo funerale, però vabbè, si sono ricongiunti, è stata una scena carina, non mi è dispiaciuta. Poi c'è stata la parte di Arya, che vabbè, non si è sviluppata un cazzo dalla volta prima. Sempre lì, psh, 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 pen, 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 oh, oh, oh. E quell'altra stronza di merda che mi capita a me. No, fa motto in faccia, cazzo. Però vabbè, almeno il tizio se la sta riprendendo nel tempio, penso. Quindi chissà. Però 5 minuti come la settimana scorsa e va bene. Poi c'è stata la parte di Tyrion con i draghi, ok, carina, divertente, normale adesso, però i draghi io non ho visto che abbiano preso il volo e siano scappati via, sono ancora rimasti lì, cioè
c'era un'altra uscita, ma non ce li hanno fatti vedere che si libravano in volo. Libravano? Libera? Vabbè, che andavano in volo. Quindi, un po', vediamo che cazzo fanno sti draghi. Io spero se ne vadano a salvarla lei da qualunque posto essa sia finita. Ma, Daenerys. Finalmente arriviamo alle cose serie. Io sono stata 5 minuti così. E mentre ero così, da una parte quanto ridevo. A me spiace, però io volto, cioè, mi fa troppo scompisciare. Ma infatti quando signor Roose Bolton è nato il suo erede, è un maschio! E vedi la faccia di quell'altro, tipo, oh mio Dio. Già lì si capiva che quel povero maschio del cazzo non sarebbe durato tanto. E vabbè, per me sarei sempre il mio primogenito. Grazie papà, grazie per averlo detto. Tan! E io. Non dirlo a nessuno, di che he was poisoned, he was poisoned, he was poisoned, ok. E poi come ci si poteva aspettare che la cicciona e il figlio rimanessero vivi? Ma dai, ti porta giù in un seminterrato te e il primogenito, ma brutta cretina, non te ne sei accorta, cazzo. Ma statene in camera tua. No, per favore, Ramsay, Ramsay, non farlo, Ramsay, Ramsay. È tuo fratello, è tuo fratello, non farlo. Hai ragione. Ma a me che cazzo me ne frega? Io voglio essere figlio unico. A troia! E quindi ciao pure lei. E è stata una parte fantastica di Roose Bolton. Un po' mi dispiace perché non, è un po' tenerino, era un po' tenerino, gli voleva bene. Però a me mi fa scompisciare e quindi io spero che nessuno lo ammazzi mai. Però arriviamo al punto. Che forse è questo il punto che mi farà capire che Bolton non rimarrà vivo ancora molto, perché sarà ucciso per mano di quel fottuto rinato di merda. Porca Eva. Ma ditemi un po', cioè, non siete stufi a sto cazzo di Jon Snow? A me mi ha rotto i coglioni. È sempre stato lì in quel cazzo di buco di culo, là nella barriera, non fare un cazzo, con i suoi quattro rimbambiti dietro. Non ha mai fatto niente per la storia, è sempre rimasto là a rompere i coglioni. Ma poteva schiattare, no? Poteva o no schiattare secondo voi? A me mi ha rotto. E poi io non lo trovo neanche così figo. E quindi a me, sinceramente, però che palle, era prevedibile. Era più prevedibile se Melisandre non lo resuscitava, punto e basta. Invece, ma porca miseria, tutto lì, si muove il cane e poi. Ah, eh sì, dai, lo sapeva, cioè, sono rimasta così anch'io, tipo. Ah, sì, però lo sapevamo, ormai ce l'avevano detto in 40.200 salse. E vabbè, ce la mettiamo via. C'è una fo. È un ragno. Una formica, un cazzo è. Quindi vabbè, almeno adesso speriamo che tu, zombie di merda, faccia qualcosa per la storyline. Vai dalla tua amica Sansa, cazzo, e voi due insieme fate qualcosa e parate via i Bolton, che sebbene io li ami con tutto il cuore, effettivamente non è il loro posto lì, preferirei rivedere gli Stark a Grande Inverno, quindi. E niente, questo dovrebbe essere tutto. E in conclusione, la puntata è stata fighissima, finalmente. Ah, sono successe tante cose, si sono mosse tante cose. Però ecco, Jon Snow sì, figo, ok, è risuscitato, ciao ciao. Però quello, vabbè, era prevedibile, secondo me era meno prevedibile se lo facevano schiattare e basta. Però l'avevano tenuto lì 40 ore sul lettino con le ferite ancora gocciolanti. Cazzo, se non lo seppellivate lo bruciavate entro 2 ore, questo qua faceva le mosche, cioè. Quindi vabbè, era prevedibile, però non è stato proprio così male. Adesso vedremo cosa succede. Però la mia parte preferita è stata quella di Bolton.
Perché a me Ramsey mi fa scompisciare, mi fa troppo ridere. Lo vedo semplicemente un pazzo maniaco assetato di carne, perché sangue no. E io adoro i pazzi maniaci, mi fa morire. Quindi vi saluto tutti e ci vedremo al post terza puntata, che probabilmente chiacchiererò, perché qua io non c'ho mai un cazzo da... No, dovrei fare tante cose che non c'ho voglia, è diverso. Quindi... Vi saluto tutti e un bacione grande, grazie di avermi seguito anche questa volta. Rimanete con me in the heart e ciao a tutti.